abbiamo dato tanti premi, vi ricordo il concorso dei telegattini, amici telespettatori, contateli e poi segnateli sulla cartolina e spedite per partecipare ai premi settimanali. Eccomi qua! E ci avviciniamo verso le ultime categorie, certo, siamo certo. Arrivati quasi in fondo, adesso con la categoria telefilm e soap opera stranieri, altro genere importante per cui abbiamo un'attrice da tutti noi molto amata, Barbara De Rossi, la premiatrice di questa categoria. Cara Barbara. Con senti, un nuovo look, hai visto Pippo? Questo look sbarazzino con la frangetta. Senti che musica l'abbiamo messo com'è. Grazie, mi ero un po' stancata dei capelli a Maria Maddalena. L'amore è una cosa meravigliosa che abbiamo messo, eh? Tu stai vivendo una vita molto bella. Sentimentale molto, molto bella. Molto felice, sì. Ma anche una vita affettiva come mamma molto felice, perché adesso hai anche il problema di dover conciliare il tuo lavoro che è sempre... Come tutte noi, come tutte noi, quelle sì, che hanno i bimbi, sì, sì. Non è che sono l'unica. No, certo. Ma questa hanno avuto una bella soddisfazione in teatro con Marco Columbro, che vorrei salutare. Sì. Con la nostra Anita, riprenderemo a gennaio. E ritornerà in Italia con Michele Paci, da fare una cosa. Avete non già fatto qualcosa ancora insieme? Non si sa. Sì. Vi siete già riformati come coppia recentissimamente, abbiamo fatto, no? Abbiamo da poco tempo la missione. Che è in febbraio. Loro, la coppia storica della piovra, della prima. Millie, vediamo nomination. Vediamo. Di questa categoria. Ora appaiono e sono. Allora, Beautiful, Canale 5. Il commissario Rex, Rai 2 e ER, Medici in prima linea, sempre Rai 2. Chi vince? Barbara. Come dicono, chi vince? Il commissario Rex. Tobias Moretti. Tobias Moretti, commissario Moser, fondatore della serie. Tobias Moretti. Buonasera, commissario Moser, ecco dalle mani... Intervista Tobias, io vado a preparare una sorpresa, vado so, di là. Lo so, eccolo qui, il nostro telegatto. Pesante, Però dalle mani di Barbara. Grazie, Barbara. Grazie. Allora, il commissario Moser, che è stato il primo commissario, il primo amico di Rex, giusto? Sì. Ma non solo però attore della serie, ma anche uno degli autori, se non sbaglio, vero? Della serie? Chi? Tobias, du warst auch ein Autor. Du hast die Serie auf die Beine gestellt am Anfang? Sì. Era vero, sì, perché dicevo che mi hanno dato un'informazione sbagliata. Uno degli autori. E com'è andata il rapporto con Rex, con il cane? È stato difficile? Sì, però abbiamo lavorato... Oh, scusa, io cerco di parlare italiano. No? Ma lo parli benissimo, no. Sei bravo! No. Io parlo come... Io parlo italiano come trapantone tedesco. Ah! Però... No, Strapantoni però è stato molto simpatico nella sua... Dai, allora, dicevi che è stato difficile lavorare col cane? Ah sì, però dopo un anno o due anni è stato va benissimo. No? Beh, certo, quindi avete fatto un po' di esercizio insieme. Sì, però si può dire che importante è stato l'insegnante anche di lui. Di e certo, allenarla. Infatti io ce l'ho la sorpresa qui. Aspetta, volevo anche dire un'altra cosa, sì. Che nella sua vita adesso c'è, a parte il fatto che lui, sapete, ha lasciato la serie a un certo punto, perché ha deciso che il commissario Moser doveva andarsene. Das entschieden die Serie zu verlassen. Sì. Warum? Perché? Ah, perché non posso andare in pensione adesso, no? No, però... certo, facendo sempre solo il commissario Moser. C'è, lo presento io. Che cosa c'è? Il commissario Rex, c'è. C'è il commissario c'è. Rex. Il prego. Rex. È lui, è non qui. È qui. No! Il commissario Rex! No! Ciao! Salve bello! Saluta la signora. Non mi conosce più. Hanno fatto amicizia. Saluta la signora. Ciao. Come si fa? Ciao, come si fa, forza? Dai la rampa. Bel cagnolone, bello. Questo è pigro, Qui in Italia, si dice... Come si dice? Qui in Italia si dice qualcune persone... Bello, Qualcuna persona? Alcuni attori... recitando come cane, no? Sì. Però lui recita veramente come un cane, perché lui... È un cane! Lui lavora ancora, io no. Sì, ma lui è bravo!
parte il fatto che Mattia Scotti abbiamo visto nella serie con Claudia Cardinale. Possiamo fare anche delle domande perché lui risponde, Possiamo fare delle domande al cane? Sì, sì. Ma com'è possibile? Io ti faccio il traduttore simultaneo. Ma dai, ma fai il traduttore simultaneo del cane? Si può fare, guarda. Io gli domando una cosa. Fai una così. Domanda, vieni. Dici qualcosa. Allora, vediamo Rex. Un po'. Per esempio, ecco, senti Rex, tu a chi dedicherai questo premio? No, tutti i vincitori dedicano il premio a qualcuno. A chi lo dedichi? Vedi, ecco. Lessi ha detto Rin Tin Tin e Beethoven. Questo ha detto, tutto così, ha detto, sicuro. Dai, fagli l'ultima domanda. Vabbè, dai. L'ultima. Sei stancato, povero cane. Senti, allora, Rex, dimmi una cosa. Adesso che sei un cane così famoso, così ricco, no? Perché hai lavorato in questa serie, è famoso in tutta Europa. Come pensi di investire i tuoi guadagni? Ci sta pensando. Ci pensa, sì. Sai, col... chiarissimo. Ah sì? Dice, con tutte le tasse che sto pagando sono ridotto all'osso. Chiarissimo. Hai visto che parlano i cani? Parlano cose giuste. Senti, bisognerà dare un premio anche al commissario. Ah, Rex, già. Oh, no. Ma come? E che facciamo? Dimenticavo. Guarda. Abbiamo un telegatto da mettere un gatto a un cane. È la fine del mondo. Delle cane. Un telecane. Premiato! Complimenti! Grazie, complimenti, Moretti. Complimenti, tanti auguri. Moretti. Complimenti al grazie, commissario Rex. Grazie, Rex. Adesso che facciamo? Andiamo. Eccolo là. Arrivederci. Ciao Tobias. Arrivederci. Vuole stare al centro della scena. È un cane protagonista, no? Applauso del pubblico a Rex. Adesso, le ringrazio. La ringrazio. Grazie, molte grazie. Grazie. Sì. Non è che si incalza. Conquistata la scena, non se ne va più. Va bene. Affascinato dalla televisione. Avremo il commissario Rex, evidentemente, in altre sue performance.